Bella raga, c'è tutto il comandante veneziano, ragazzi, qualifiche disastrose, non ho trovato l'assetto qui in Francia, siamo decimi con Norris e tredicesimi con Ricciardo. La strategia è diverse, opposte, parto a bomba con Ricciardo per poi cercare di chiudere la gara con le dure, invece parto con le dure con Norris, cerco di tenerle per poi fare un ultimo stint alla bomba, vediamo però durante la gara se la situazione, insomma, è sostenibile ovviamente. Le condizioni Valuteremo. meteo sembrano favorevoli. Va bene, ciao. Ci siamo! Vai Inizia raga, il Gran Gran Premio Premio du della France. Francia. Pip, pip, Si pip. Si spezzano parte, le ragazzi, reti si e siamo parte. partiti! Deve partire a bomba, Rich. Let's try and push up. Mentre Norris deve tenerle il più possibile. Questo è l'obiettivo. E vediamo se è fattibile. Ricciardo ha già perso una posizione, perfetto. Good job, sorpasso di Zu su Ricciardo. Dai, Ricciardo, muoviti, Madonna. Un Ricciardo inaccettabile. Vai, Fioi. Abbiamo bisogno di punti. Dopo le belle prestazioni è arrivata una battuta d'arresto. Ancora cicco per la gara che abbiamo vinto, che me la sono persa, ricaricando la stessa gara, zio Ken. Gara che non mi piace assolutamente qui in Francia, orrenda da vedere. Vai. Ho bisogno di un gran Norris, Ricciardo risale al tredicesimo. Ferrari sembrano ancora le macchine da battere, ovviamente. La McLaren sale e va avanti. Ricciardo deve recuperarmi un po' di posizioni però, Rich. Dai, Rich. Dai, Rich. Norris invece deve tenere le gomme il più possibile. Questo è l'obiettivo di Lando. Lando teoricamente alla sosta. Aspetta un attimo, Landone. Tra il 33 e il 39. Tra una vita, insomma. Ok. Primo giro andato. Ricciardo non riesce a fare molto. Mamma mia, Ricciardo, però che cazzo! Dai! Bravo, Ricciardo. Good job, good job. Ricciardo deve pompare all'inizio, deve recuperare terreno. Sorpasso spettacolare della Bravo, dai, McLaren. Rich, dai, Rich, dai, Rich, dai, Rich, aggressivo, Rich. Aggressivo, Rich. E Ricciardo undicesimo. Nicely done. Ok. Norris è più sulle sue invece. Sta lottando con Tsunoda, però è chiaro che se vediamo qualcosa dobbiamo un attimo aumentare il ritmo. Ricciardo è già decimo, sicuramente Ricciardo lo faccia. Norris ottavo, bravo Lando, senza usurarle, senza usurarle. L'importante, ripeto, l'obiettivo è il quinto posto della scuderia, ma io voglio fare il quarto e già la scuderia è felice. Poi il prossimo anno vediamo di fare una macchina per vincere il titolo. Questo è l'obiettivo, signori. E che Ricciardo sta arrivando. Poi è chiaro che se Ricciardo è dietro di noi devo lasciare che Ricciardo deve andare via. Siamo su due strategie completamente diverse. Ricciardo deve velocizzare, però deve prendere assolutamente Ocon. DRS enabled. DRS enable. Non è prevista pioggia, solo nuvoloso. È fastest di Ricciardo comunque, c'è cioè il fastest di Ricciardo. Ricciardo sta arrivando, deve pigliarsi Ocon, vediamo le gomme pneumatici, bene Norris. Ricciardo chiaramente le sta usurando. È l'unico con le soft, Ricciardo. È pazzo, Ricciardo. Ma dobbiamo provare strategie diverse, se no. Vai, Rich, veloce, Rich. Veloce, Rich. Dai, Rich, dai, Rich. Ricciardo ci sta provando all'esterno. Sorpasso difficile, attenzione. Boom, boom, Rich. Boom, boom, Rich. Bravo, Rich. Bravo, Rich. Bravo, Rich.
hold on, mate. Tanto sta provando Norris a superare Alfonso. Cioè non posso dire a Norris di star fermo, di lasciare passare Ricciardo, perché se no rischiamo. Anche perché è molto vicino ad Alfonso. Ok, da Ricciardo dovrebbe superarlo, se vediamo che ci sono problemi. Bravo Ricciardo, dai, senza ordini di scuderia, superalo, dai. Molto bene, bravo, dai. Ricciardo è già ottavo. È chiaro che è una strategia molto aggressiva. Norris, non rompere i maroni. Non ostacolare il compagno. Per piacere, eccoli. Fammi sto favore, Norris. Non rompere i maroncini. Boh. Adesso Ricciardo deve continuare a pompare, però, eh. Una strategia un po' pazza, non so se pagherà Ricciardo, però proviamo, possiamo sperimentare. Comunque il vantaggio sull'Alpine mi sembra buono da poter provare. Siamo tutti là per il momento, eh. Siamo tutti là. Accumulo anche per Norris. Ricciardo è settimo. Molto bene, molto bene. Ok. Ricciardo le sta spremendo sti pneumatici. Possiamo velocizzare leggermente per accumulare un po' di batterie, così passiamo su neutro. Attenzione che stai un po' rischiando, ecco l'accumulo, rischiamo di perdere la posizione. Neutro. Neutro. Ok. Ricciardo sta provando a superare Russell. Ci sta provando Ricciardo, prova su Russell. Quest'anno punto al consolidamento, dobbiamo fare punti, non voglio rischiare quelle strategie prudenti. Ricciardo lo sto rischiando perché comunque è un po' il pazzo del mondiale. Chiaro che Ricciardo al 90% non farà parte della famiglia McLaren il prossimo anno. Comunque prestazioni sottotono, preferisco puntare su un giovane e tirarmelo su, sinceramente. E non è certo Van Dorn. Vai Ricciardo, dai. Spingi però Rich, spingi però Rich. Russell sta rallentando tutti, sto mignottone. Ricciardo non riesce a superare Russell. Dai cacchio, dai. Questo è grandissimo Ricciardo. Dai che Ricciardo c'è una gara di cuore. Dai Ricciardo. È vero che non ha già più le gomme, ma va bene così. Bravo Rich. Norris probabilmente sulle sue, ma non... adesso la gara di Norris deve essere quella di attendere. Sarà la fine che Norris tenterà il colpo gobbo. Comunque siamo tutti abbastanza vicini, comunque questo è importante. Velocizziamo un pochino. E sarebbe gradito qualche colpo di scena. Gara che sta scorrendo via tranquilla per il momento. Ricciardo non riesce a prendere Verstappen e gli altri, però, eh. Yellow flag, una leggerissima yellow flag. Un'auto è appena andata larga. Perez, questo sarebbe buono. Diamo uno sguardo. È Sergio Perez. Incredibile, perde completamente la traiettoria. Ma non l'ho vista sta cosa, va bene. Eppure oggi la squadra puntava in alto. Non ho capito bene, va bene così.
Ricciardo poi il carburante lo facciamo recuperare più avanti, ovviamente. Mamma mia, però Ricciardo non ha già più gomme. Ai ai ai. Ricciardo dal 50%, vediamo. Allora, Norris benissimo. Ricciardo chiaramente one disaster. One disaster, solo Ricciardo deve un po' andare tranquillo perché sennò sono dolori. Perché va a recuperare, partiva tredicesimo, doveva recuperare. Velocizziamo un pochino. Ricciardo la perde su Russell, era ovvio. Tanto Gigi è primo, ragazzi. Hamilton scatenato. Verstappen, incidente di Max. Incidente di Max. Incidente di Max. Vediamo se era yellow da safety car. Brutto. Questo è buono anche per noi. Non c'è safety car. Ecco cos'era successo. Verstappen ha perso molto. Ricciardo è senza pneumatici. Strategia bizzarra. Non sta pagando molto. Norris ottavo per il momento. Verstappen ha perso tantissimo Max, eh? Brutto incidente di Max. Peccato, speravo nella safety car, ma nulla. Veramente i box, va Verstappen. Per sistemare un po' l'auto. Qua c'è un trenino abbastanza rompicazzi, però, eh. Russell ci sta rallentando tutti. Norris 74. Mamma mia, Max veramente sta sprofondando. Max, lo sprofondo di Max. L'abbiamo detto, purtroppo Ricciardo ha usurato le gomme troppo presto. Va bene così, siamo in lotta con l'Alpine, questo è il nostro, diciamo, e c'è anche l'Alfa Romeo, per carità, però li vedo indietro adesso. Io sono iper tranquillo, voglio raggiungere l'obiettivo quest'anno. Cioè, la sosta di Ricciardo era prevista. Tra il 14esimo e il 20. In realtà ci siamo, però, dai. In realtà ci siamo. Non abbiamo sbagliato. Vai, facciamo rifare. Ancora un giretto alla grande. E andiamo. In realtà ci siamo con Ricciardo. Ok, dai Rich. Sorpasso spettacolare della McLaren. Bravo Rich. E dopo andiamo con le hard. Andiamo con le hard e teoricamente dovremmo finire la gara così. Ricciardone che è ancora il fastest comunque, si vede, ci ha messo le soft d'altronde, normale. Vuoi riuscire a fargli fare un altro giro? Un po' un rischio, per carità del signore, però sarei un po' più tranquillo, sinceramente.
Norris bene, sempre là attaccato al gruppotto. E ma dopo Norris lo facciamo pompare, attenzione, che dopo Norris ce la pompa alla grande. Andiamo nei box, va. Allora, hard e vai. Buon prossimo giro ai box. Ok, box confirm. Adesso le gomme cominciano a far fatica, ovviamente. Vai, spremiamole completamente e andiamo. Norris sta tentando di superare Alfonso, Prova vacillandone. Adesso alla sosta il buon Ricciardo. È chiaro che perderà posizioni, ma P9 Norris. Ma hanno tutte le medie, però ci sta, hanno tutti le medium. Accumuliamo, vai. Stanno spingendo gli altri, sono cominciato a capire se ci conviene spingere un po' anche con Lando. Ok, se Ricciardo però deve andarmi ai box, mi raccomando. Recharge on is good. Okay. Sosta per Ricciardo. Ok. Ricciardo ai box. Vai Rich. Veloci ragazzi, veloci, come iper usurate ragazzi. Ci supera anche Gasly. Ricciardo ne perde poi il primo dai box ovviamente. Vediamo se è una strategia corretta. Vediamo cosa combina il nostro Ricciardo. Se deve farmi un po' di giri. Così. Se vogliamo arrivare bene alla fine. Ok. Andiamo da Norris che è sempre qua. Norris è sempre qua. 67, 61, è chiaro, guarda quanto poco consumano le big, cazzo. Differenza atroce. Fastest di Gigi intanto. Fastest di Gigi. Andiamo un po' veloci adesso. Box intanto. Box per Perez, Alfonso e Russell. Ok. Vediamo cosa mettono, sono proprio curioso di capire. Beh, ovviamente tutti mettono le hard. Perché arrivano alla fine, Norris è al 58%. Io tra poco comunque proverò a spingere un po' di più. È vero che la sosta per avere le soft è prevista dal 33 al 39. Adesso vediamo. Bravo. Adesso andrei con una difficoltà ovviamente con le gomme. Bravo Norris, bravo. Ricciardo è 12esimo. E adesso vediamo che combina il nostro Landone nazionale, che lo voglio vedere con il titolo mondiale, cazzo. Questo è l'obiettivo.
Ok, box anche Charles. I box anche Charles. Tutti i box, signori, tutti i box. Giro veloce di Lando, fastest di Lando, importante il fastest così. Bel fastest di Lando. A capire se le gomme dureranno. Una leggera yellow flag. Di Magnus, in chi se ne fotte. La McLaren è lanciatissima ora. Vai, vai, vai. Ancora una piccola yellow flag. Ricciardo già settimo. Molto bene, Rich. Molto bene, Rich. Qualcuno ha bloccato le ruote. Albon. Rivediamola. Questo è il momento con Albon. E qui vediamo il bloccaggio. Stava per... Ciao, Albon. Verstappen il 14esimo, quell'incidente l'ha segnato molto. Norris ancora le gomme messe molto molto bene. Più le tiene Norris ovviamente meglio è. Ok, vai box anche Sainz. Qualcuno finisce largo. Attenzione, Gigi, Gigi largo. Gigi largo, signori. Gigi largo. Coinvolto. Qui va largo. E immagino che non ne sarà per niente felice. E si gode, però perde niente praticamente. La squadra si dispersa. State calmi. Un po' largo, qua ci siamo secondi adesso. Neanche io e Gigi non avevamo fatto le soste, eh. Lui però le gomme messe molto meglio delle mie. Puttana miseria, oh. Gigi può vincere sta gara, eh. Ricciardo settimo invece. Siamo secondi, ma chiaramente sono risultati bugiardi. Ma potremmo fare stare partiti con le carburante, eh. Dopo la sosta. Tutto qua, facciamoli recuperare un po' Ricciardo. Altri vanno ai box. Anche Gigi ai box. Gigi ai box. E nonostante la so... Siamo primi, ragazzi. Siamo primi. Siamo primi. Siamo primi. Adesso siamo... Lasciamo ancora... Io rimango ancora un po' fuori. Sarà durissima, ragazzi. Sarà un'impresa, però... Dopo dovrò spingere come un animale. Certo, una safety car sarebbe utile, eh. Infatti adesso stiamo su equilibrato con lo yellow flag. Qualcuno ha allargato la traiettoria. Vettel. La Mercedes ha sorpassato. Va benissimo così. Attenzione, e adesso andiamo a fare la sosta ai box. 100% e si gode. Box now, stopping in front of our garage. Yeah, confirm. Happy to box at the end. 100% pace now. Dai. Yeah, confirm. Dai, una bella safety car, cazzo. Poi io ho le soft. E magari loro non vanno, speriamo. Ricciardo mi sembra bene. Ha recuperato bene, Ricciardo. Bravo, bravo, Rich. Bravo, Rich. Cioè, è chiaro che Norris... no... Vediamo dove finirà. Penso tra la quinta e la sesta, teoricamente. Seguiamo Lando, però. Dopo Lando dovrà veramente triturare, dovrà fare giri veloci su giri veloci, eh. Ci vorrebbe il colpo di scena, ci vorrebbe. Il colpo di scena che purtroppo non arriva.
Secondo me questo è comunque un po' come F1, delle stagioni che ce n'è meno, ce ne sono di più, perché vedo tantissimi che hanno ritiri su ritiri e robe. Bisogna aver pazienza. Ok, Norris ai box, Norris ai box. Emmo, vediamo. Norris esce, vediamo se è giusta la mia previsione. Teoricamente sì, quinto sarebbe meglio. Così non abbiamo rotture di coglione dover far passarlo con Ricciardo. 3 secondi, ce la fa, forse Ricciardo ce la fa purtroppo. Ecco, è uscito proprio attaccato, è uscito. Adesso vediamo un attimo se possiamo accumulare di qua. E adesso però Norris deve spingere, ti prego Norris, ti prego Lando. Ok, Lando, you can turn recharge off if you want Dai to. Lando, adesso vai a prendere subito Ricciardo per piacere. Dai, però, dai. Ai ai ai. Siamo quinti e sesti. È incredibile che Norris non riesca. Dai, 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 Norris, però. Se non hanno gomme gli altri, dai. Non riesce a scrollarsi, Max. Scrollati, Max. Scrollati, Max. Lo so, stai calmo, stai calmo. Non riesce mica a scrollarselo, eh. Ok, sta arrivando. Ok, Ricciardo adesso. Ok, Swap positions, vado a please. prendere, bravo. Fantastic. Bravissimo, bravissimo. Vai, Ricciardo. Quello che doveva fare l'ha fatto, Ricciardo. Adesso Norris si deve involare, ma siamo, mamma mia, stradietro, no. Ma ben che vada, arriviamo quinti, raga. Qua devo un attimo tenere il carburante, se no so cazzi. Big lifts. Velocizziamo un attimo. La Red Bull passa. Ricciardo è settimo adesso. Ricciardo ha le gomme finite purtroppo. Incredibile, Verstappen nonostante le gomme incredibili. Questa proprio non la capisco comunque, va bene. Dai. Qua Norris a 50, Ricciardo a 51%. Non manca, secondo me Verstappen le gomme si usureranno alla fine. Attenzione. Attenzione. Era forse un bloccaggio. Bloccaggio di Tsunoda, niente di che. Ancora yellow flag. Testa ancora di Albon. La gente che purtroppo è ultima. Ci servono a poco a queste cose. Ricciardo fa la fatica secondo me a stare anche su Russell. Ok. Stiamo su aggressivo. Ricciardo ha problemi. Le gomme finite, Ricciardo, Fiori. Ha fatto anche troppo. La Mercedes conquista una posizione. Verstappen ci supera, perfetto.
No, oh, Hamilton se la sta giocando Gigione. McLaren sale e va avanti. Qualcuno è andato largo. Ancora Albon. Pilota fenomenale Albon. Pensavo meglio Norris nello stint così, invece nulla di esaltante. Nulla di esaltante purtroppo. C'ha Verstappen, non so come cazzo riesca. E Verstappen c'ha le gomme al 39%, ragazzi. Cioè, dai. C'è la macchina superiore, quello è ovvio. Tanto Gigi Leclerc, che sfida, raga. Sfida mostruosa. Stiamo attenti qua perché rischiamo di usurarle troppo. Verstappen, vaffanculo. Incredibile. Verstappen ci risupera. C'è stato un bloccaggio qui. Latifi. Verstappen sta tenendo botta con le gomme finite. Abbiamo ancora due mescole di vantaggio. Abbiamo questo dimostra che la macchina è ancora molto molto inferiore, purtroppo. Stiamo finendo male. Adesso forse Ricciardo ha problemi. Verstappen ha problemi, speriamo. Siamo all'ultimo giro, non ce la facciamo proprio prima, purtroppo. E proviamoci adesso. Sembrerebbe un bloccaggio. E Leclerc alla fine. Vai, alla fine proviamoci. Si sta provando Landone. Vai Landone, vai Landone. Voglio la quinta piazza, la pretendo. Bravissimo. Il fastest di Sainz. Tanto Gigi è pronto a festeggiare la vittoria. Bravo Gigi. Bravo Gigiotto. Vince Lewis Hamilton. Very compliment. Secondo Sainz, terzo Leclerc che ha sbagliato proprio nell'ultimo giro. Hamilton porta a casa la vittoria. Sì. Bravo Gigi. Ma sto soffrendo con Verstappen, che Verstappen non ha più gomme. È un... incredibile. Ma siamo l'area tra di gomme, però. Ma io perdo di più perché ho le soft, è vero. In realtà ci sta. Vai, yes, quinta piazza. Very good. Bravo. Ricciardo non ce la fa purtroppo. Vabbè, ottavo, dai. Quinti, ottavi. Va bene. Poteva andare peggio. Verstappen, nonostante l'incidente, è riuscito a recuperare bene, eh. Felice comunque McLaren. Sì. No, sublime si dice, sublime. Partiamo decimi, tredicesimi, tutti due appunti, va bene, dai. Ok. Fastest di Sainz Junior. Siamo sesti con Norris, con Ricciardo nella costruttori, che stiamo consolidando la quarta piazza. La chiaramente le prime tre sono inarrivabili per questo primo anno. Ok. Adesso se riusciamo a sviluppare ancora qualcosetta. Ok, produzione completata. Perfetto. Vai le mail. Ok.
Allora, qua ci siamo. E abbiamo già tutto. Abbiamo già tutto. Ok. Installa sull'auto 1. Installa. Perfetto. Quindi la macchina sta migliorando ancora. Sì, certo, niente di esaltante, però... Perché se stiamo peggiorando? Non capisco. Questo è importante. Ne abbiamo solo uno però ancora, eh. Progetto in corso. Speriamo di farcela. Ok. Ah, l'unica copia. Aspettiamo un attimo. Dobbiamo produrre altri pezzi qua. Va bene. Vabbè, sono tranquillo. Post gara, super aspettative, perfetto. Oh, allora, siamo all'Hungaroring. Prevista pioggia, 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 pioggia. Pioggione. Previste, beh, con la pioggia cambierà un po' tutto. Ok. Facciamo dopo. Aspetta un attimo, ma stiamo producendo. Allora, auto. Progetti questo, 15 giorni. Ma la produzione. Sotto scocca 12 giorni. Andiamo un attimo avanti. Ok. Allora, l'auto 1 sarebbe quella di Ricciardo, la controlliamo bene perché non sto capendo più one mats. Poi, allora, telaio, e abbiamo tutti e due a posto. Alettoni, a posto. Alettoni posteriori, a posto. Pance laterali. Ma perché? Ok, perfetto. Ok. Che spot ci siamo migliorati con questo, eh? Dai. Stiamo migliorando, cazzo. Motore. Possiamo comprare un motore nuovo? Penalità in griglia. Porco zio. Ascolta, potrei provare. Vediamo se veramente vale la pena. Ok, quindi Ricciardo avrà la penalità 59 59. Stiamo su questo. Ok. Con Ricciardo avremo una penalità. Pazienza. Ers 58 59. Cinquantotto. Anche qua? Mamma mia. Scatola del Cambius. E qua si vede che è il migliore. Dai, va bene, va bene. Fatto cavare motore a Danilotto. Va buon raga, allora, per Hungheria questa pioggia. Speriamo in una buona gara. Un saluto al comandante Vrettiano. Ci siamo. Ciao!